Pace e bene a tutti. Oggi 22 marzo ricordiamo Santa Lea. Ascoltiamo. La vita di Lea la conosciamo attraverso una lettera che San Girolamo scrisse alla gentildonna Marcella. Lea apparteneva ad una nobile famiglia. Rimasta vedova in giovane età, entrò nella comunità che Marcella fondò nella sua residenza sull'Aventino. Si studiavano le scritture e si viveva in castità e povertà. Marcella ebbe una tale fiducia in lei che le affidò il compito di formare le giovani donne. Girolamo scriverà di lei, maestra di perfezione alle altre, più con l'esempio che con la parola. Fu di una umiltà così sincera e profonda che, dopo essere stata grandama con molta servitù ai suoi ordini, si considerò poi come una serva. Poi scriverà ancora: ha mutato le vesti delicate con un ruvido sacco. Lea lavorava nel nascondimento, agiva e taceva e insegnava con i fatti. Morì nel 384, anno della morte di Papa Damaso I, e venne sepolta ad Ostia. E un po' come è stato ieri per Santa Benedetta, anche Santa Lea si è occupata delle bambine e soprattutto dell'istruzione data alle altre ragazze. San Girolamo però dirà di lei: maestra di perfezione alle altre, più con l'esempio che con la parola. Allora da Santa Lea scopriamo un grande trucco. Forse non è tanto quello che noi diciamo agli altri che riesce a farli più saggi, a farli più ricchi e anche più santi, ma è quello che noi diciamo col nostro modo di vivere noi stessi, quello che crediamo e quello che professiamo. Le parole non possono fare molto se non sono accompagnate dai fatti, e questi fatti in realtà nient'altro sono che l'amore. Allora preghiamo l'intercessione di Santa Lea perché proprio come lei possiamo con il nostro esempio riuscire ad essere di aiuto agli altri e magari parlare un po' meno e con dei gesti importanti comunicare la bellezza che abbiamo dentro. Santa Lea prega per noi.